Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Lorenzo Bucci ed oggi vi porto finalmente a vendemmiare. È il 30 di settembre, ormai avremo iniziato da circa una settimana e ci manca per finire, fa conto, 3 ettari. Gli altri 9 li abbiamo già fatti, però non potevo registrare perché non avevo la micro SD per registrare, quindi appena l'ho ripresa ho registrato. Siamo alle vigne qua vicino casa. Questo è il canaiolo, che poverino bisogna venire, perché noi abbiamo aspettato il più possibile per vendemmiare. Qui nel Chianti ha piovuto parecchio inizio settembre e quindi la maturazione si è un po' posticipata, e quindi noi abbiamo aspettato. Però poi ovviamente bisogna iniziare, perché vabbè, noi abbiamo la nostra macchina, quindi possiamo fare abbastanza come vogliamo, però nei punti dove l'uva era più pronta abbiamo raccolto, come tipo in Merlot abbiamo raccolto, è stata la prima perché faceva già 22 di babbo, quindi buona. Però abbiamo notato che dall'inizio della vendemmia ad ora abbiamo notato che ha fatto già un grado l'uva, quindi buono, non male, perché come vedete d'uva ce n'è tanta. Questo è il canaiolo, questo è il mio babbo che ha iniziato a vendemmiare. Di uva ce n'è tanta, il canaiolo un pochino è fatto, diciamo, è pronto per vendemmiare, perché se uno aspetta oltre andrebbe a incontro a delle muffe. Invece Sangiovese, diciamo, sta reggendo bene anche ora. Vendemmiatrice dell'Alma, abbastanza vecchia perché non è idraulica, è tutta meccanica, quindi c'è ancora il giunto. Vedete? Sempre attento al giunto, a quanto è aperto e chiuso il giunto, per fare soprattutto le manovre verso sinistra. Questa macchina puoi girare quanto tu vuoi a destra, ma verso sinistra devi stare attento, devi avere tanto spazio per aprire la macchina e poter girare, quindi tenere sempre il giunto che non vada a sforzare sulla scatola e gli ingranaggi, perché se uno piega quella è un problema. Comunque, cogliere, come vedete, coglie bene. Non è velocissima, ma tanto noi non abbiamo bisogno della velocità, perché più le volte che lui aspetta la macchina che noi ad aspettare quei carrelli, quindi. Però come vedete coglie bene, ovviamente questa più bassa, bassa, bassa è un po' peggio, o se mai vicino al palo può lasciare qualcosina, però coglie bene, soprattutto non ammosta, non fa pochissimo mosto, quindi possiamo fare anche carrelli belli pieni 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 senza aver problemi di poi che ammosta troppo, che quindi si possa buttare per terra. L'Alma RN, non mi ricordo, RN qualcosa, è del 98 del 97, quindi immaginate voi quanti anni ha. Però noi ormai una decina d'anni l'abbiamo e fa bene. L'unico problema è che c'ha le tazzine che si rompono. Quest'anno, proprio stamattina è andato, babbo era in Friuli a ricomprare le tazzine perché le avevamo finite e non si poteva continuare a vendemmiare, che erano rotte, tipo ne mancavano 5, non ne avevamo più, quindi siamo corsi a comprarle. Tazzine costano 30 euro l'una, quindi immaginate, quello è il problema. Però è una macchina vecchia, che gli abbiamo rimesso solo i cuscinetti a tutto, i cuscinetti li abbiamo cambiati tutti, abbiamo rifatto i ventilatori nuovi, abbiamo rifatti quelli bassi, abbiamo rifatti tutti, però poi altre cose non le abbiamo fatte, abbiamo solamente cambiato un paio di scaglie. Quelle, le scaglie sono in pratica
quelle che avvolgono il gambo e non fanno che l'uva cada per terra ma vadano dentro le tazze. Abbiamo cambiato quelle lì, quelle vecchie vecchie, e le tazzine ogni tanto. Per ora va bene, c'è solo la noia di quel giunto lì, che quelle da adesso sono tutte idrauliche, che hanno la pompa idraulica e non c'è questo problema. Però una macchina nuova, abbiamo visto, nuova, usata, parte dai 30.000 euro, decente, una pelle anche o qualcosa del genere. Quindi per ora tanto i conto terzi non si fanno, si fa solo per noi. E sta un po' secca, però per essere il 30 di settembre, ora qui ci sta un po' a mangiare il cinghiale, non è male. E per quest'anno il mio compito è il trattorista, porta a casa l'uva con i nostri carrelli a Tramoggia, perché avevo iniziato io a vendemmiare la macchina, ma mio babbo su e giù con i carrelli, con il trattore non ci può stare, che sta operando la schiena, tutti i sobbalzi per la strada, non può, non riesce. E quindi ci sto io sui trattori qui a portare i carrelli a casa, mia mamma sta in cantina a Gramoralla, cercare di... a volte succede un po' di asini, però, perché tutti i ferrini a volte si incastrano nella Tramoggia, nella Gramola, e a volte qualche cosina può scappare. Questo è il nostro carrello con il giunto, c'entra 20 ventali, oh. Non è il carrello più veloce, c'è sempre sta vite senza fine e gira, però per noi tanto non si deve andare all'antenna sociale, ma si fa tutto da noi, quindi non è che abbiamo la più grande furia, che abbiamo file. Ricordo sempre di iscrivervi, di lasciare like, eh? È da un po' che non registravo, però eravamo in preparazione della vendemmia e quindi eravamo a preparare la macchina, a vedere che funzionava tutto. Ora io monto. Avete sentito? Ha detto si scarica. Monto e metti moto. Questa batteria inizia ad essere un po' scarica. Sì, è chiuso, vai, quello dietro. Sarà pienissimo questo perché ha fatto quattro filari che si sono corti, quindi non mi immagino ce ne sia a strafare, ma solitamente nel San Giovese, nella vigna di sotto, poi registrerò, ce ne basta ancora un paio di filari, un filare e un carrello da 15 vitali. Questa mattina siamo stati anche a raccogliere a mano dove non si riesce ad andare con la macchina, perché abbiamo due punti nel filare dove non si riesce. Una fatica, voi non potete aprire. Ma con questo trattore non ci dovrebbe essere problemi. Quel TNF si gira bene. Con quell'altro poi vedrete, un 405, con quello sì che a girare divertente. Non si gira nemmeno per fare le manovre più palle. Con questi due filari bisogna farli per forza a mano. Questo è cannonao. Bisogna farli a mano perché qui con la macchina non si riesce a passare laggiù. È troppo stretta e non ci passiamo, anche come qua, guardate qua, sta, è mezza franaticcia qua, quindi bisogna cogliere a mano. L'altro nostro bolide che abbiamo a disposizione, questo qua, c'è ancora attaccato il portaattrezzo per la spollonatrice, non li si staccherà mai, li si tiene attaccato per tutto l'inverno anche. 4,50
si usa questo perché noi avremo anche il 40-40, quello New Holland a ruote, scabinato. Il problema è che si è rotto, perde l'olio dal mozzo, le ruote posteriori, e tu vedrai se perde l'olio anche dal... c'è un paraolio per il freno a mano, quello lì, che è esterno, quindi se si rompe quello per via del sudicio, cioè per tutte le cose, inizia a perdere l'olio quando tiri il freno a mano. Quindi si è visto che si deve essere rotto anche quello, e quindi perde l'olio anche se uno tira il freno a mano, e quindi abbiamo detto basta, se no si perde troppo olio, se uno tira il freno a mano se sbaglio se lo ricorda, se lo dimentica così, e quindi si va avanti con questo, il nostro 450 storico. Un po' una palla per fare le manovre, perché il raggio di sterzata pari a zero, poi con il 4x4 sempre inserito, immaginate sterzare, tu fai. Infatti anche per girare qui nella testata ci vuole... alla prima non è che viene sempre, diciamo. più semplice alla seconda possa venire la sterzata per fare, per girarmi per il senso di marcia per andare via. Piccoli problemi, come vi ho accennato prima, stamattina mio babbo era andato in Friuli per comprare tutte le tazzine nuove, le avevamo finite. Le tazzine sono queste qua, che sono quelle che girano, sono quelle che girano e portano via l'uva, che poi scaricano l'uva nel cassone. E come vedete, se sono le tazzine vecchie proprio di quando l'abbiamo comprata la macchina, quindi potete capire quanto sono finite, e si stanno rompendo pian pianino. Ma guardate che questa è proprio tutta sganasciata, tutta... ma solitamente, ora, rotto così tanto, non è che se ne vedono tante. Soprattutto il punto debole di queste tazzine è qua, dove sono imbullonate qui. Guardate, ma è questo. Solitamente si rompono qui, questo pezzettino di plastica c'è solamente a tenerlo, e si staccano e poi vanno a soqquadro. Ora, così tanto rotte è perché avranno preso una botta, prima si sarà rotta qua, sicuramente ha preso, sarà adesso quadro, e poi ha preso la botta qui e si è aperta anche di qua, perché anche per rompila qua ce ne vuole, diciamo, di forza per rompere anche questo pezzo di plastica. Guardate com'è, tutto qui è abbastanza rinforzato, ma il punto debole è proprio qui a questi orecchini, che si rompono tutte, e ne abbiamo già cambiate due. Ne abbiamo una qui, che questa è proprio tutta rotta. Poi queste poi le portiamo tutte via e si buttano via. E anche quest'altra, come vedete, guarda, questa qui è messa bene qua, come non è rotta qua, ma come vedete si è rotto l'orecchino. Il punto debole è questo qua. Quelle nuove hanno un po' più di plastica. Per ora non se n'è mai trovata una rotta di quelle nuove, però se si inizia a trovare rotta anche quelle nuove, è un problema, perché vuol dire che quella catena dove in cui girano è un po' lente, è un po' finita, non lo so, per ora non si sa. E quindi ogni tanto siamo sempre fermi a cambiare queste tazzine vecchie. Ormai ce ne è rimaste poche, più che altro ora sono quasi tutte nuove. E ora aspetto. Prende, perché qui siamo nelle figole, come potete vedere c'è stretta a girarci dentro, quindi ora si deve riprendere per la manovra, allargarsi un pochino ed entrare. Cappellino entra e ora li dai via prima di entrare.
Gli ho messo il freno a mano, però non è che ci sta, perché lo tirava un po' poco. Ora io faccio un po' di retromarcia, che è dove dovrà uscire lui, e poi io ci ritorno in avanti. Per ora l'uva non è male. Sono ormai le 6. Abbiamo cambiato il posto dove si scarica. Prima eravamo lassù, ora c'è il sole lassù in cima, però dove c'è le pigole si scarica peggio, quindi abbiamo deciso che adesso in poi si scarica qua giù in fondo. Qua è tutto sangiovese, tranne un po' nel mezzo c'è un po' di ancellotta. Per ora le ciocche sono belle, il sangiovese è pure bello sano. Ovviamente c'è anche dei pezzettini secchi, però ci sta. Però nella, diciamo, nella massa è anche molto bello. Poi c'è qualche ciocca un po' più avanti, un po' più indietro, però fa parte del gioco. Sulle 6 poi tra un po' bisognerà smettere, perché tra lavare tutta la macchina, lavare tutta la lantina, poi per ripartire domani verso le 6 e mezzo si smetterà, perché sennò poi si fa le 8 e più tra lavare tutta la macchina, rimettere il gasolio e il trattore, fare queste cose. Comunque il problema è stasera ci ha rallentato molto tutte le tazzine rotte, che se ne sono rotte tante, una decina anche stasera, e si perde tempo, avremo perso un'ora e mezzo in tutto. A volte se uno frega troppo la macchina per terra si apre questa qua, che è dove lì ci passa le tazzine. Qui ci sta culo, il trattore con la gramola, con la vite senza fine. Poi va di sotto, qui c'è la tirascoprice. Poi l'uva, la vite senza fine va qua, cade dentro, tiraspatrice, tiraspi ce ne pochi, queste sono quelle colte a mano, pompa, che ha anche la tiraspatrice, seconda pompa lassù e si gramola. Bisogna stare attenti perché a volte c'è troppo liquido, troppa roba, si blocca un pochino, non ce la fa a portare via tutto il liquido, quindi bisogna stare pronti a spengere. Ora c'è entrato un pezzo di legno qualcosa, a spengere la vite per dargli tempo di svuotarsi. Comunque per oggi si è finito qua. Pompa e ora vanettino a 300. Ora vi faccio vedere anche il pianettino a 300. Va tutto qua su, tubo rosso fino a qua. Però gli manca poco. Gli mancherà boh, 6 carrelli ed è pieno. Oh vai, si è fatto, si è lavato tutta la macchina, si lascia nel campo, abbiamo lavato tutta lì nel campo, ho portato le stagne del gasolio e l'ho riempito di gasolio e adesso si è finito, sono le... ora non so se bisogna fare un po' di roba in cantina, sono le 7:10 precise, non è male. Che tramonto qua, Blino, anche qui il cielo rosa. E nulla, per oggi, per la prima giornata di vendemmia, diciamo, poteva andare meglio, perché un casino con le tazzine, ma anche domani
sarà così. Queste tazzine finché non si cambiano tutte, ci sarà questo problema. Poi appena iniziano a rompersi anche quelle nuove, si è cambiato del tutto la macchina, e quindi se almeno si è fatto veloce, si è tolto il problema alla radice. Però metto dentro la macchina e niente. Ci si vede al prossimo video e spero che adesso vediate, è un po' buio, però spero che vi sia piaciuto. Avete, ora io sono stato a mandare il trattore e non avevo visto guidare la macchina. Semmai ora, se in qualche giorno, nei prossimi giorni, mando io perlomeno un paio di filari la macchina, almeno sì, faccio vedere un attimo la macchina e si guarda un po'. Ci vediamo al prossimo video. Da Lorenzo Bucci vi chiedo di iscrivervi e di guardare il link in descrizione, tutti Instagram, Facebook, ogni cosa, e di lasciare like e commentate. Ciao, buona serata. Ciao ciao.